Grazie al Presidente. Darò la parola all'assessore provinciale Miriam Celoni, assessore provinciale all'istruzione della provincia di Pisa. Sono io che ringrazio voi ovviamente per l'invito, ma direi soprattutto per questa bellissima iniziativa e anche abbiamo avuto modo più volte di parlarne con il professor Beltram, di questa decisione che io direi fondamentale per il territorio nostro, innanzitutto, di recuperare da parte della scuola normale superiore, almeno in parte, la funzione originaria, no, per la quale fu fondata. Credo che sia per il territorio della provincia di Pisa un'occasione di crescita, davvero fondamentale. La scuola ha molto bisogno, tutta la nostra scuola ha molto bisogno di crescere, di formarsi e credo, mi hanno molto colpito le parole del professor Maffei, di recuperare quella attitudine alla ricerca, alla sperimentazione, al confronto, al diventare laboratorio permanente, che negli ultimi anni è venuta meno per molti motivi. Non stiamo a indagarli per molti motivi. E però dobbiamo recuperarla, assolutamente, anche perché è l'unico modo per crescere, l'unico modo per innovare. Ho sempre detto negli incontri pubblici degli ultimi anni che non dobbiamo limitarci a resistere, che il resistere è un'espressione di conservatorismo che non ci convince. Dobbiamo invece guardare avanti, rilanciare, raccogliere le sfide che la modernità ci pone. E anche avere il coraggio di guardare quelle che sono le situazioni di criticità che la scuola vive, da qualche anno a questa parte, perché ci sono evidenti. Sono evidenti alle ricerche anche nostre, i nostri osservatori scolastici ci dicono con grande chiarezza dov'è che si dovrebbe agire, con maggiore incisività. E su queste, linee noi dobbiamo procedere con grande fermezza. Io sono molto d'accordo quando si dice che in una situazione come questa dobbiamo, far nostre 3-4 istanze, non di più, perché non abbiamo le potenzialità, le risorse economiche, ma anche le risorse umane per agire su tutto quanto. Ma 3-4 priorità, non di più, devono essere, il nostro agire fermo e costante e sono, quelle che ha ricordato prima il professor Maffei. Direi di unire tutto questo a una ricerca pedagogica costante e a un'innovazione pedagogica costante. Abbiamo tutte le innovazioni tecnologiche su cui dovremo, agire sicuramente con maggiore convinzione, e con maggiore profondità, non limitandoci a pensare che le nuove tecnologie siano solo un modo per, sono sicuramente molto di più e da lì si può sviluppare una didattica, innovativa, e più vicina probabilmente anche al sentire delle nuove generazioni. Se non ho capito male, i poli che si stanno creando in questo momento, e oggi inauguriamo praticamente il polo su Pisa, dovranno avere alla base una rete di sapere, una rete di risorse, della conoscenza e una rete che tiene insieme, tutte le risorse, degli enti locali, delle scuole, cioè, di tutto quanto esiste a livello, territoriale, non solo, a disposizione, perché la scuola e il mondo della conoscenza possano crescere. Credo che su Pisa abbiamo molto da mettere a disposizione, e che si debba parallelamente provare, a rendere meno frammentario il mondo della formazione e della conoscenza all'interno della scuola. Meno frammentario significa con grande onestà dire quali sono gli obiettivi di questo territorio, le finalità, con cui vogliamo, muoverci all'interno della scuola e, a livello, permettetemi, anche nazionale. Finalmente, trovarci tutti d'accordo sul fatto che la scuola deve recuperare, la formazione e l'aggiornamento continuo, deve recuperare una visione più omogenea di quella che è la sua missione e di quelle che sono, i suoi fondamentali.
e quindi andare oltre alla semplice dichiarazione di intenti, andare oltre rispetto al fatto che la libertà di insegnamento in qualche misura copre tutte quelle che sono le necessità e le esigenze delle scuole di qualsiasi ordine, di qualsiasi grado, e recuperare appunto la necessità di maggiore formazione, maggiore aggiornamento. Stiamo in questi mesi imparando a conoscere quelle che sono i sistemi scolastici degli altri paesi europei. Non abbiamo situazioni di eccellenza migliori, maggiori rispetto a quello che offre il nostro territorio negli altri paesi. Torno da poco da un Comenius Regio in Austria, altri ne abbiamo fatti in altri paesi europei in questi mesi. La differenza fondamentale è che c'è una omogeneità nel sistema scolastico, c'è una omogeneità nella disseminazione delle buone pratiche, c'è una sperimentazione che ha un inizio e una fine, che viene misurata e valutata, dopodiché si semina all'interno di tutte le scuole in modo, ripeto, omogeneo. E quindi magari le eccellenze sono minori rispetto a quelle che abbiamo noi da offrire, ma sono da tutti riconosciute e da tutti sperimentate. Questo è il modello che ha successo all'estero, che ha successo in Finlandia come in Corea. Sappiamo bene che i sistemi e anche i modelli pedagogici di riferimento sono molto diversi, però ha successo il fatto che si riconosca reciprocamente che cos'è che funziona e lo si adotti a livello nazionale. Ecco, io spero che questo sia davvero un primo passo per applicare un metodo scientifico e una ricerca scientifica in tutto quanto è formazione, e che significa anche valutare le cose, valutarle con metodo, appunto, con laicità, avendo anche il coraggio alla fine di ogni ricerca e di ogni sperimentazione di rendere pubblici quelli che sono i risultati e trarne le conseguenze. Grazie.